Buongiorno belli, buongiorno, benvenuti sul canale YouTube di Trippando. Io sono Silvia e oggi vi porto alla scoperta di un po' di Romania e di un po' di Milano, in particolare della vita delle badanti raccontate da Marco Balzano. Dopo la sigla. Però prima iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e commentate il video, ok? Eccoci in compagnia di Marco Balzano quando tornerò, edito da Einaudi, al costo di 18,50 euro. Mi è piaciuto da matti. Ecco, questo è stato un libro che mi ha regalato una profondità e un'intensità veramente rari e unici. Io di Marco Balzano avevo letto Resto qui, l'avevo letto quest'estate e nelle schede e giù nell'info box vi metto il link al video, così riuscite a vedere anche quello, che è tutta un'altra storia, però un'altra bellissima storia. Quindi non appena è uscito, quando tornerò, l'ho subito comprato, devo dire con un grande entusiasmo. L'ho già letto, da un paio di settimane, non avevo ancora trovato il tempo di registrare un video e raccontarlo, però veramente ne sono rimasta entusiasta. Perché, direte voi? Sicuramente perché è una visione molto diversa da quella che abbiamo noi. Noi siamo italiani e se qualcuno dei nostri cari ha bisogno, chiama la badante. Noi abbiamo la nonna di 99 anni del mio marito che non solo ha la badante, ma ha pure i due figlioli, uno sessantenne e uno settantenne, di supporto perché la badante soltanto non ce la fa a movimentare, la nonna. Quindi il concetto di badante lo conosciamo bene, questa è l'esperienza nella mia famiglia, ma sicuramente, purtroppo o per fortuna tutti noi abbiamo bisogno di una figura di supporto che ci aiuti nella gestione delle persone non più capaci di farcela da sole. E devo dire che le badanti sono indubbiamente una grande salvezza per le famiglie italiane, perché comunque insomma, lo sapete anche voi, non vi sto a ragionare di badanti. Il bello di Marco Balzano e del suo racconto di quando tornerò è che qui è la badante che parla, quindi il punto di vista è il suo, non solo, ma c'è anche il punto di vista dei figli, un figlio e una figlia, quindi sono tre capitoli dove le tre persone che parlano sono i due figli e lei, Daniela, la protagonista, che lascia il suo paese ai confini con l'Ucraina, se non sbaglio, con la Moldavia, boh, no, non ricordo di preciso. Lascia i figlioli, lascia il marito e viene in Italia a fare la badante. Non farà poi solo la badante, farà per un periodo anche la babysitter. È molto bello e molto intenso leggere il racconto della sua vita vista da lei. Secondo me è bellissimo, in parte anche straziante, perché comunque si parla sempre di persone che hanno studiato e che cambiano paese per poter mandare i soldi a casa. Sicuramente
si parte dicendo quando tornerò faremo, quando tornerò ci sarà questo, quando tornerò ci sarà quell'altro, e in realtà poi è un quando tornerò che viene, è riconosciuta anche come malattia, io questo non lo sapevo minimamente, il mal d'Italia. Cioè le badanti alla fine non possono fare a meno di non ritornare in Italia, perché alla fine al loro paese sono delle straniere, sono delle persone che hanno osato, hanno lasciato la famiglia per far star bene la famiglia, che poi anche su quello parliamone. Comunque sia, per dare sostentamento hanno scelto un'altra vita, là sono straniere, qua sono straniere lo stesso, perché comunque sia si ritrovano a vivere spesso in delle stanze, se va bene in delle camere. La badante della nonna noi l'abbiamo questa un separé nel salotto, perché lì manca un'altra camera dove farla dormire, per cui ci sono veramente delle condizioni di vita e di lavoro che sono terribili se uno ci pensa. Quando Daniela dice io con questi vecchi impazzisco, vado sul terrazzo e l'amica che è già in Italia da un po' la chiama per dirle devi uscire, non devi farti pure lo straordinario e rimanere lì, non devi quando hai le 2 ore libere il pomeriggio andare a pulire in un altro appartamento, così fai più soldi. Perché poi qual è il risultato? Il risultato è che i figli, nella fattispecie nel caso di Daniela raccontata da Marco Balzano, è il figlio adolescente, perché la figliola è già più grande e ha un'altra visione. Però questo ragazzo cosa fa? Chiede oggetti, telefono, jeans, felpe. Quindi i soldi che Daniela doveva mettere da parte per risistemare la casa e tornare dopo qualche anno a casa sua non arrivano mai. Nel frattempo il marito si dilegua perché trova lavoro, comunque gli viene a noia di mettersi lì a sistemare la soffitta, il secondo piano della casa. È una storia atroce, perché in realtà è un racconto che si smuove, che avviene quando il figlio di Daniela ha un incidente e lei è costretta a tornare in Romania e a stare al suo capezzale. Allora sì, non lo vuole mollare, vuole addirittura dormire all'interno dell'ospedale, trovarsi una stanza e stare lì, non vuole mai mollare questo ragazzo. E c'è un'apertura di queste tre figure, di questa madre, di questo figlio adolescente, di questa ragazza più grande universitaria che poi nel corso del romanzo si laurea e mette su famiglia, e è proprio una visione interessante, un punto di vista interessante. Io sono sempre dell'avviso che i libri facciano viaggiare. Questo non solo fa viaggiare fisicamente e quindi racconta degli spaccati di vita in Romania, ma racconta soprattutto il punto di vista diverso delle persone, perché noi siamo abituati a vedere le nostre necessità, i nostri bisogni, abbiamo la nonna che non ce la fa più a stare in casa da sola, dobbiamo metterle la badante. Ma la badante in realtà è una persona che ha una famiglia, che una persona che sta facendo dei sacrifici, e insomma ognuno ha la propria storia, ognuno ha la propria vita, e secondo me è veramente bello leggere questo libro. Proprio io lo ringrazio ancora una volta Marco Balzano per aver scritto anche questo, perché anche Resto qui era qualcosa di notevole, e comunque aver scritto ancora una volta un libro che aiuta a capire. Quindi
Per me massimo riconoscimento e massimo merito a questo ragazzo, perché Balzano, c'hai un anno più di me, per me sei un ragazzo, che ti butta dentro in storie più grandi di loro, ti fa appassionare, ti fa capire, ti fa cambiare visione, cambiare ottica. E secondo me è un merito che a questo autore va veramente riconosciuto alla grande, ovvero il portarti sempre all'interno di un punto di vista che non sarebbe stato quello dal quale tu partivi. E quindi è veramente bravo, veramente complimenti. La scrittura di Marco Balzano è una scrittura estremamente asciutta, liscia, lineare, per cui si legge benissimo. Bello, sono tre capitoli, tre persone che raccontano, e praticamente in un capitolo a sera siete a posto, ecco, non riuscirete a staccarvene prima, per cui è un libro che si legge velocemente perché si passa da una pagina all'altra e si vuole scoprire, si vuole conoscere, si vuole entrare perfettamente in empatia con questi personaggi. Balzano, senti o senta, ma lei è una giratina sul canale qua a fare una chiacchierata con me, non ci viene mai? No, glielo dico così. Se lei vuole, io ovviamente sono sempre più che disponibile ad ospitarla nel mio salotto, che poi di solito quando si fanno le dirette si trasforma in camera, perché va così, perché qua è tutto camera e bottega. Ok, allora, io spero che leggiate questo libro, che l'abbiate letto, perché è veramente una bellissima lettura, straconsigliata. Lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, lasciate pollice su, di iscrivervi al canale, ve l'ho già detto, perché qui si viaggia sempre attraverso i libri e speriamo tra un po' anche attraverso i viaggi. Vi saluto, vi abbraccio e appuntamento al prossimo video, al prossimo libro, al prossimo viaggio. Ciao belli, ciao ciao ciao!